primi 2 anni facciamo un biennio comune dove affrontiamo tutte le materie per capire meglio in cosa specializzarsi nei 3 anni. Qua abbiamo il robottino, qua abbiamo il robottino che adesso ho fatto partire. Ho aggiunto un programma che fa seguire una linea. Questo programma poi verrà utilizzato in gare future dove andremo, dove i professori ci porteranno in tutta Italia a confrontarci con altre scuole dove anche lì si impara la robotica. La mattina i professori ci portano in laboratorio per insegnarci a programmare e a costruire questi robot che possono, come in questo caso, seguire una linea o spostare dei piccoli oggetti. Le gare consistono nel affrontare un percorso che simula una zona dove è successo un disastro naturale che è pericolosa per l'uomo. Per questo si programmano queste macchine e poi andremo a salvare il mondo. Adesso mi trovo in laboratorio. Questo è un laboratorio dedicato alla robotica in cui gli studenti sviluppano questi alcuni progetti, come per esempio questi che potete vedere. Questo progetto è stato realizzato da noi studenti dopo una visita alla discarica Terranova e rappresenta lo smaltimento di rifiuti. Il funzionamento è molto semplice: questo braccio prende il rifiuto e lo posiziona sopra questo contenitore in cui è presente un sensore ottico che rileva il colore del rifiuto e lo posiziona nell'apposito contenitore. Una volta posizionato sul nastro viene trasportato e un motore lo spinge nel contenitore. La nostra scuola sta realizzando un progetto con gli istituti comprensivi il cui scopo è quello di portare la ruota educativa nelle scuole medie e nelle scuole elementari, così che i ragazzi già da piccoli possano avere un'idea di cosa sarà la robotica. E questo è un'esperienza divertente, ma allo stesso tempo sviluppa delle capacità molto importanti per il mondo del lavoro.